Guarda, io che sono un braccino corto lo utilizzerei sempre solamente in gara, però no, gli allenamenti lunghi, forse con i lunghi lenti per maratona non le utilizzerei. Quando una casa americana, concorrente di New Balance, nel luglio 2019 lanciò una scarpa con fibre di carbonio, ma più pesante e ammortizzata, molti storsero il naso anche perché l'aspettativa è che queste scarpe con fibre di carbonio fossero utilizzate solamente per le gare. Ma il monopolio di questa tipologia di scarpe, che è durato sostanzialmente per 2 anni, ora non c'è più e un anno dopo, a luglio 2020, anche New Balance ha lanciato una scarpa chiamata Fuel Cell TC, che di fatto rappresenta la stessa idea. Offrire cioè una calzatura più ammortizzata, pesante ma al tempo stesso reattiva, che possa permettere contemporaneamente non soltanto di gareggiare ma anche di effettuare degli allenamenti intensi. Questa Fuel Cell TC Training and Competition per me rappresenta sicuramente una scelta migliore rispetto a quella che avevamo visto nel luglio 2019 dalla famosa casa competitors di New Balance. Ovviamente costa leggermente di più rispetto a quella dei concorrenti, sappiate però che ci troviamo di fronte a una scarpa davvero eccellente e per capirlo, come al solito, veniamo alle specifiche. Sapete benissimo che come esperto marketing non amo confrontare scarpe di marchi differenti, quindi non lo faccio nemmeno se me lo chiedete nei commenti. Sappiate però che questa scarpa è di 260 grammi, differenziale 10, 37 mm nel tallone, 27 mm nell'avampiede, circa 60, 50, 40 grammi più pesante rispetto ai modelli da gara, la tomaia in mesh sintetico, molto leggera e traspirante. Andrea nella recensione parla di knit, ma in realtà è solamente una versione di mesh forato nella parte anteriore, la linguetta è tra virgolette scamosciata in finta pelle, davvero comoda, pure traforata. Non ho una particolare preferenza per una tomaia particolare, sappiate però che l'avampiede è abbastanza largo, soprattutto per una scarpa da gara. Lo spazio a disposizione, in particolar modo negli allenamenti, è sicuramente un vantaggio di questa Fuel Cell TC. Ma quello che rende questa scarpa particolarmente interessante è l'enorme quantità di schiuma Fuel Cell, mescola azotata e molto reattiva. L'aggiunta della piastra con fibra di carbonio rende questa scarpa, combinata con la quantità enorme di Fuel Cell, davvero una scarpa molto reattiva ma con un atterraggio più morbido e quindi con una grande capacità di ammortizzazione. Ricordiamolo, e lo misuro grazie ai famosi attrezzi RunScribe, che l'appoggio al terreno, soprattutto in corse molto veloci, genera delle forze di impatto al terreno pari a 4 volte il vostro peso corporeo. Quindi la famosa value proposition, siccome io, contrariamente ad Andrea, non valuto più di tanto il prezzo come fattore differenziante, è legata al fatto che questa scarpa, dopo un allenamento intenso, vi consentirà di avere le gambe relativamente fresche, anche se avete spinto fino all'estremo. Applaudo poi New Balance per la scelta di aggiungere un sottile strato di gomma molto resistente che consente, secondo me, un discreto grip, ma al tempo stesso di durare decisamente più a lungo rispetto a una scarpa che invece questa gomma non ce l'ha. So che molti mi hanno contattato per chiedermi anche dettagli sul design della piastra in fibra di carbonio, è ovviamente molto difficile, sappiate però che New Balance ha indicato nei suoi documenti di marketing che questa piastra è disposta a livello multidirezionale e in teoria ma anche in pratica offre un buon effetto leva nonostante la scarpa non sia proprio così super rigida. Tra l'altro la prima uscita pensavo che mi fosse pure uscito del sangue, ma alla fine non mi sono accorto che la soletta molto psichedelica ha lo stesso colore della tomaia e di conseguenza applaudo anche questa scelta di design di New Balance, che è davvero fantastica. E tra l'altro sarebbe non soltanto fantastico ma anche favoloso l'iscrizione al canale per permetterci di effettuare nuove recensioni al tempo stesso per voi, per non perdere ulteriori recensioni nei prossimi giorni, che sicuramente faremo probabilmente dalla pista di Garbagnate, che ora è aperta anche perché siamo in zona gialla. Parlando di aspetti pratici, non mi resta che cedere il testimone ad Andrea,
che ci racconta la sua esperienza con questa scarpa. Purtroppo non posso dirlo, scioglilingua, pista, velocità, prodepodista, ma sappiate che dal mio ufficio di casa ad Andrea gli si sono illuminati gli occhi, non certo per le mie luci, una volta che ha indossato queste scarpe. Lascio quindi la parola ad Andrea che ci racconta le sue impressioni. Ciao Andrea. Ciao Max. Tutto bene, questa settimana faremo molte recensioni di scarpe con fibra di carbonio, con la piastra in carbonio. Cosa ne pensi di queste New Balance TC? Sto ridendo perché mi scrivono su Strava, adesso sta andando di moda, non ho capito se mi sono perso la cosa, ma rispondono su Strava vedendo le immagini delle tracce dicendo che animale o che altro è. Me la sono persa sta moda qua, però ogni spesso mi scrivono qualcosa. Oggi, l'uscita di oggi era un lama, quindi boh, vabbè, non lo so. Però è spesso che capita che mi scrivano sta cosa qua. È abbastanza curioso. Queste New Balance le abbiamo prese un po' di tempo fa, non le abbiamo mai recensite. Quali sono state le tue impressioni questa sera? Allora, ti dirò che qualcuno ha detto che sono delle ottime scarpe per correre in pista. Le ho messe al piede, secondo me sono ottime, sono forse le uniche che hanno questa gomma, questa intersuola così davvero morbidissima, però sono anche le uniche che non ho sentito la spinta del carbonio sull'avampiede. Quindi non lo so, saranno da testare più a fondo. E secondo te a chi sono adatte queste scarpe? Ma guarda, fondamentalmente ormai questa scarpa è diventata davvero la scarpa per tutti, perché queste scarpe col carbonio, con suola altissima, alla fine sono per tutti, hanno sempre tantissima protezione al tallone e in avampiede sono sempre belle carrozzate, quindi sono scarpe un po' per tutti che vengono sfruttate comunque a ritmi più veloci, secondo me, o chi riesce a dare una buona rullata con il piede. E a livello di stabilità cosa ne dici? Intanto stai urlando. Però vabbè, no, ti dirò che forse a stabilità queste sono tra le peggiori che ho provato, perché comunque cedono un po' all'interno. È ovvio che se hai una corsa buona di avampiede, comunque correndo sempre in spinta, non dovrebbero cedere all'interno. Quindi diciamo che il problema si avrà quando saremo stanchi, che potrebbe cedere il piede all'interno. Quindi questa scarpa qua non darà quel supporto che potrebbe dare un'altra scarpa. E invece le consigli solo per distanze brevi oppure anche per allenamenti lunghi? Guarda, io che sono un braccino corto le utilizzerei sempre solamente in gara, però no, gli allenamenti lunghi, forse con i lunghi lenti per maratona non le utilizzerei, sui medi e ripetute lunghe, in generale quello assolutamente sì. Ma la tua sensazione di correre e fare i medi con scarpe con fibra di carbonio è positiva oppure preferisci qualcosa di più naturale? Allora, guarda, ti dirò, al 99% corro sempre con delle scarpe senza la fibra perché voglio quel boost solamente in gara. La mia idea di allenamento è sempre stata, soprattutto quando ho fatto i 10.000, l'idea era: con gli allenamenti che ho fatto con delle scarpe normali posso fare 29-30, con le scarpe in carbonio vado e diciamo che mi portavo con la sicurezza in gara. Ho fatto 29-40 poi, ma vabbè, per altri motivi, però mi sono reso conto che con la scarpa in carbonio avrei potuto fare anche forse qualche secondo in meno, quindi diciamo che mi tengo quel bonus per le gare. E invece questo modello, che non è assolutamente super super leggero, ma diciamo medio, che impatto ha secondo te a livello di performance e anche a livello di protezione? Guarda, ti dirò medio pesante, ti dirò che perché sentirla in mano rispetto alle altre, alle Carbon X o alle Vapor Next, sembra praticamente il doppio. Ti dirò, ho sempre detto che il peso della scarpa non è un problema per me se ho una scarpa prestante, quindi ti dico la Vapor Next potrebbe pesare anche 100 grammi in più, che sarebbe comunque forse la mia scarpa preferita. Quindi ti dirò, il peso in sé, sì, sicuramente gli dà
sarà un gradino sotto le altre, beh, cioè, in fatto di leggerezza per le gare, però davvero poca differenza. Tallone come lo vedi? Molto protettivo. Guarda, il tallone è morbido. Il problema grosso secondo me sia con la tua maglia, che in Flyknit è molto, molto leggera e anche tirando i lacci non serra bene, cioè, non hai una, come dire, una buona lacciatura salda. Secondo me, se arriveremo alle famose 5.000 views, dobbiamo fare la recensione completa. Cosa ne dici? Ah, pensavo una serratura della tua maglia migliore. No, assolutamente sì, poi vale la pena provarla e fare una classifica nostra personale su queste scarpe. Siccome è una scarpa TC, training e competition, la vedi più training o competition? Ma te l'ho detto, se la volete usare in allenamento, secondo me è super. Io, ecco, le scarpe con il carbonio le ho utilizzate quando facevo i doppi allenamenti, gli special block al pomeriggio, che arrivavo, che ero devastato. Stanco, stanco, utilizzavo la scarpa col carbonio che mi salvava un po' di più la gamba. Ultima domanda, secondo te quanto può essere la durata di questa scarpa? Guarda, secondo me, allora, se delle Vapor dicevano sui 300-350 km come spinta del carbonio, siamo sempre lì, forse dura un pochino di più, ma proprio poco di più, perché ha una gomma un pochino più, l'intersuola un pochino più dura, cioè più dura, più carrozzata, diciamo un po' più solida sembra, rispetto allo Zoom X, quindi secondo me durerà un po' di più il lato di ammortizzazione. Come spinta del carbonio, secondo me siamo sempre lì. Va bene, grazie Andrea, ci vediamo alla prossima. Ciao, alla prossima!